indennizzare il tutto, con tanto poi ripassare senza appoggiare troppo, ecco, leggero. Per sfumare, sapete come si fa? No, ora ci vuole dire. Mettiamo qui Riccardo Colosimo, che è un docente della Scuola Romana di Fumetti, ma è anche il curatore della mostra. Adesso qui abbiamo oggi grandi artisti di livello internazionale a dipingere, però in realtà le opere che sono esposte al museo fino al 7 di dicembre sono state fatte dagli allievi della Scuola Romana di Fumetti. Quindi Riccardo, ci racconti un po' questa esperienza. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento e un saluto da parte di tutti i soci della Scuola Romana dei Fumetti, dei docenti e degli allievi. Questo è l'anno del trentennale della Scuola Romana dei Fumetti. 30 anni fa la scuola è nata con un intento ben preciso, quello di creare una bottega d'arte. Significa creare prima di tutto un luogo, un ambiente. Le opere esposte in questa mostra sono tutte opere di studenti del corso di fumetto, del secondo anno in particolare. Studenti, 40 studenti, che hanno applicato una conoscenza, una regola classica, veicolata in particolare da un docente che si chiama Mauro De Luca, che è un docente di pittura che aveva già studiato i bronzi di Riace. Per quale motivo? Per replicarne gli aspetti cromatici, i valori chiaroscurali, il materiale del bronzo ossidato, la posa, e ha trasmesso agli allievi la regola d'arte.